Sono 13 i pazienti infettati dal Covid-19 trattati in Veneto con terapia al plasma iperimmune. La prima banca del plasma è sorta infatti all'azienda ospedaliera di Padova, dove l'equipe dell'immunologa Giustina De Silvestro ha trasfuso il siero, conseguendo progressi significativi nella totalità dei casi. La sperimentazione autorizzata dall'Istituto Superiore di Sanità attende validazione definitiva, il percorso avviato e le scorte ematologiche nell'ordine di alcune centinaia di sacche si vanno rapidamente moltiplicando. La terapia con plasma iperimmune è già stata utilizzata in passato anche durante l'epidemia di Ebola e SARS. In questa nuova sperimentazione, spiega l'immunologa De Silvestro, siamo confortati dai dati dei colleghi cinesi. In sostanza testiamo nel plasma la quantità di anticorpi specifici del nuovo coronavirus e quando siamo certi che siano presenti andiamo a raccogliere il plasma, lo iniettiamo nei pazienti in fase attiva. Dei 13 pazienti trattati a Padova, alcuni sono andati francamente bene, spiega la dottoressa. Alcuni sono stati dimessi dalla terapia subintensiva, sono passati in un normale reparto di degenza. Uno è stato dimesso, uno è stato trasferito in un altro reparto dove è curato per la patologia specifica che presentava, gli altri sono ancora in fase di trattamento e valutazione. Non è una terapia di fondo specifica del virus, ma contribuisce ad instaurare un percorso più benigno. È una terapia collaterale che non si sovrappone ad altri protocolli farmacologici.